Ragazzi, questo è sicuramente uno dei giochi più nello stile di YouTube che io dovrei fare. Ed è incredibile che in ben 3 anni da YouTuber io non abbia mai portato questo gioco. Subway Surfer. Iniziamo. Io ci avevo già giocato a sto gioco, ovviamente molte volte, però ragazzi, incredibile come in tutti questi anni io non abbia mai portato sul canale questo gioco. Cioè, è incredibile perché è un gioco molto nello stile di YouTube che diciamo io faccio molte volte. Ma perché sento la cosa di Superman? Da, 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 da. Future. E vabbè, che so io qui? Mi è uscito un battono nel capolacco. Sono molto femmina, mi sussurri. Questo non è un meme. Ho solamente una cotta per te. Boh, perché io sto ripetendo sta cosa? Non lo so, ragazzi, ho solamente cose mematiche. Io mi ricordo che c'era uno che aveva tipo totalizzato il massimo dei punti in Italia. Vabbè, ragazzi, veramente. Comunque, Subway Surfer che celebra i 10 anni ed è veramente un giorno speciale oggi perché è la prima volta che porto sto gioco. In ben 3 anni di YouTube, ricordiamoci che questo gioco è molto adatto nello stile di video che faccio anche adesso che adesso sto facendo di più video editati. Cacchiarolla, scusa, scusa poliziotto, non volevo. Ah! Yay, 2235. Porca. Ok, due chiavi, grazie. Sì. Ma comunque, ragazzi, allora, vi voglio dire cosa volevo portare. Oggi volevo portare God Simulator, che è un gioco che volevo anche fare nella settimana in cui avevo lasciato il signor S contro Manue. Purtroppo il tablet che non riusciva a. Non riusciva, era proprio in condizioni abbastanza pessime quando io facevo iniziare God Simulator e succedevano un bel po' di cose e alla fine ho deciso di non fare quel video. C'è la versione per Xbox che forse è anche su Game Pass. È su Game Pass mi sembra God Simulator. Sicuramente porterò quella versione perché veramente è una tortura dover registrare la versione per mobile. In quella forma vi beccherete God Simulator sul mio canale. Manuè! Quel treno era inutile in pratica, ok. Boh, però posso dirlo che questa mappa, diciamo, è anche carina, posso dirlo. Mi ricordo quel suono di TikTok che aveva. Ah, tra l'altro, forse l'ho già detto, mi sono preso una piccola pausa da TikTok. Adesso, non è vero che io mi sia preso una pausa. In realtà sto. Solamente non pubblicherò più il torneo, non pubblicherò il torneo in questi giorni, però domani vi beccherete il prossimo round del torneo, perché venerdì è proprio il giorno perfetto per poter riniziare questo torneo, perché domani ci sono i perché, perché questa settimana si finiscono i quarti di finale, la prossima settimana vi beccate No, dagli ottavi di finale. Prossima settimana vi beccate i quarti di finale. E vabbè. Oh, guarda, possiamo battere. Dai, che la battiamo, sta qua. Ci mancano solo un po' di punti. Ma non vale!
Grazie. Una scatola. Un booster di punteggio. Wow. È veramente bello. Ok, che cosa è successo? E perché c'era una cosa del what? Ragazzi, in realtà vi posso dire che questo gioco è un po' noiosetto. Sicuramente questo video sarà abbastanza deludente. È abbastanza deludente sto video perché io non posso. Come faccio a commentare una partita di Subway Surfer? Minion Rush era meglio perché almeno succedeva qualcosa. Tra l'altro, ancora un giorno lo continuiamo perché per adesso perché c'è quella missione dello scudo che posso solamente farla con due skin che ancora non ho sbloccato. PD non sta per Partito Democratico, ma sta per Ok, ho fatto un'altra, ok. Bene. Scusate. Io direi di interrompere il video qua perché sì, questo gioco rimane ancora un po', non è come Fortnite, non è cringe come Fortnite. Diciamo, però non mi sto molto interessando, diciamo. Ok, ho raccolto una scatola. Ok, la musica però mi chiedo che cosa cacchio sta succedendo. Ci vediamo ragazzi. Questo video è stato veramente corto. Sapete che sto registrando questo video a Salerno. Sto per tornare da Salerno. E mentre riceviamo il premio della scatola, ok, 1000 monete, chi se ne? Ci vediamo.